detto Henry Ford, imprenditore statunitense, c'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. E qui nei laboratori di meccanica computazionale e materiali avanzati dell'Università di Pavia si lavora proprio per questo, addirittura per ridarci la salute. Ce lo conferma chi dirige queste attività, Ferdinando Auricchio, professore di scienza delle costruzioni. Professore, allora partiamo da qui, da quello che stiamo vedendo. Raccontiamo questa tecnologia. Da un paio di anni abbiamo dotato il nostro laboratorio di stampanti 3D. La stampante 3D è in grado di depositare strato dopo strato un materiale granulare e attraverso il passaggio di un raggio laser trasforma questo materiale granulare in materiale solido. Quindi, partendo da modelli virtuali creati al computer, siamo in grado di realizzare oggetti anche di geometria molto complicata. La nostra collaborazione, in particolare con il Centro di Studi Aortici diretto dal dottor Trimarchi, ha lo scopo principale di aiutare il chirurgo nello scegliere l'intervento ottimale. Per fare questo il nostro ruolo è quello di creare modelli in silico e modelli in vitro. In entrambi i casi partiamo da immagini del paziente. Con i modelli in silico lo scopo è di ricreare al computer la fluidodinamica all'interno del particolare arco aortico. Con i modelli in vitro invece, sfruttando la tecnologia della stampa 3D, siamo in grado di creare oggetti che geometricamente sono identici in tutto e per tutto al particolare arco aortico del paziente. Questi oggetti che siamo in grado di stampare servono al chirurgo per simulare diverse tipologie di intervento e quindi scegliere l'intervento migliore. Professore, guardi in prospettiva e mi dica cosa vede. Prospettive ce ne sono tantissime, sicuramente possiamo trasformare questa tecnologia in un sistema di training per i chirurghi, ma guardando un po' più al futuro possiamo augurarci di usare questa tecnologia anche per stampare e quindi creare protesi calibrate sul particolare paziente, addirittura protesi bioriassorbibili. Mi preme sottolineare che chiaramente tutto questo si basa sul lavoro e sull'entusiasmo di moltissimi collaboratori, in particolare giovani, e anche su tantissime collaborazioni internazionali che abbiamo avviato nel corso degli anni, in particolare con università statunitensi quali l'Università di Emory e del Michigan e con università europee quali per esempio l'Università di Utrecht in Olanda. Grazie. Vedere per prevedere, prevedere per provvedere. Anche questa è frase celebre di un filosofo francese, Auguste Comte. Qui però siamo in casa di ingegneri e l'aspettativa si fa subito concreta. Crediamoci allora.